Io ciclicamente mi porto i quaderni a casa, li supervisiono e quindi li correggo e un maestro deve fare crescere, cioè l'obiettivo fondamentale di ogni maestro, quindi non vedo altra maniera nel fare crescere se non motivare i bambini, perché non c'è crescita se non c'è motivazione. Lo faccio in classe, lo dico, rinforzo i bambini, li incoraggio e poi lo faccio anche sui quaderni, perché poi quando uno corregge un quaderno, piuttosto che segnare le cose in negativo, mette degli incoraggiamenti, quindi si è creata tutta questo stupore intorno a questa cosa che in realtà ogni maestro fa, ognuno ha proprio modo. Questa modalità è splendida ed è sostanzialmente quello che poi richiede il Ministero sulle nuove linee guida. Parlano di empatia, di attenzione alle emozioni, di far imparare facendo e divertendosi, ed è quello che fanno in classe il maestro Gabriele e con il resto del team. In due parole ti posso dire che Pompeo, prima di iniziare la scuola, diceva: "Mamma, ma io non ci voglio andare, ma ora dobbiamo studiare tutto il tempo." E non si gioca più. Dopo il primo giorno in classe col nuovo maestro, mi ha detto: "Mamma, non abbiamo giocato, ma io mi sono divertito da morire. Quando è che torniamo a scuola?"